Cioè, una pagina così sul Mattino, uno dei migliori quotidiani italiani, su Ciccio Merola, una pagina così meritata. Cioè, finalmente qualcosa di originale. Veramente complimenti a Ciccio, alla supervisione e produzione di Renato Marengo, anche alla ragazza Obongobo. Cioè, io sono imbarazzato nel positivo, positivamente imbarazzato. Mi fa veramente piacere questa notizia. Complimenti anche a Federico Vaccalabre, vabbè, insomma, è una firma autorevole, nonché uno che tasta il polso, capisce se è il momento di dare una mano, come a Ciccio Merolla, così come hanno fatto in tutto il mondo. Ecco l'elenco degli stati che hanno trattato questa notizia su Ciccio Merolla in ordine alfabetico. Sono solo 274. A come Afghanistan, Z come Zaire, in mezzo ci mettete tutte le altre. Poi Davide, come stai? Giancarlo Passarella, come stai? Io bene, perché come tu vedi alle mie spalle c'è The Wall, il muro, Pink Floyd, rock, quindi io, se parlo di quello, sono a cavallo. No, sto leggendo la notizia su Ciccio Merolla sul Mattino e ti ripeto, prima scherzavo, sono entusiasta del feedback che sta avendo, tutto meritato ovviamente, però veramente entusiasta. Ma tu però hai anche altri progetti, dico bene? Vincere lo scudetto con la Fiorentina, cosa che non su succederà mai, e nonché politicamente tante altre cose. No, tu vuoi sapere perché della mia griff si chiama Lulati dall'Underground? C'hai la faccia da uno che lo vuole sapere. No, io la prima volta che ho visto Udu Record ho pensato a Voodoo Child di Jimi Hendrix, poi ho detto non è possibile, dai. Troppo chic, no? Udu Records è un acronimo di Ululati all'Underground. Ululati all'Underground, guarda come sono seri, non so se si vede. Ululati all'Underground era una rubrica di Rai Stereo 1 dell'86-87 con Luca De Gennaro e Serena Dandini, e quindi mi è rimasto appiccicato questa cosa, Ululati dall'Underground. Ma tu fammi la domanda, perché Ululati all'Underground? E queste sono le cose che succedono da bambini, che poi uno se le porta per tutta la vita, ma perché hai scelto? Grazie per la domanda. Perché il gioco con Luca De Gennaro e Serena Dandini era quella di costruire una città della musica, idea originalissima, piazza John Lennon, viale Bob Marley, eccetera. Io che parlavo degli esordienti, parlavo di quelli che suonavano in cantina, eccetera, stavo sotto la città. Infatti il mio nome, il mio ruolo era quello di assessore rock alle cantine d'Italia. Quindi, se stavamo sotto, dovevamo farci sentire da quelli sopra. Urli, non ti fai sentire? Allora io ho detto: beh, proviamo a ululare. Da dove? Dall'underground. Ma la cosa bella è che ti ho detto questa cosa sono anni che non dico questa storia, di assessore rock alle cantine d'Italia. Ma lo sai che mi è toccato fare i biglietti da visita con scritto Giancarlo? Perché quando mi invitavano associazioni musicali, sindaci, proloco, parroci, a parlare di tutto questo, si aspettavano che io parlassi come assessore, quindi facevano chiamiamo l'assessore, entravo io. Quindi diciamo che in quel caso il personaggio mi ha scavalcato e mi è rimasto appiccicato. C'avevi i capelli allora? C'avevi i capelli! Vabbè, sono cose che succedono, comunque pure io sto su quella strada, ma stai portando avanti anche altre cose interessanti. Raccontaci un po' questa Udu e Passarella soprattutto cosa sta combinando. Allora, Udo ha una sua attività di scouting, come si dice in gergo, quindi trovare giovani talenti e cercare di accasarli. Se non si accasano, li produciamo noi come etichetta. Il lavoro di tutti i giorni è anche giornalistico, con una testata che si chiama musicalnews.com, che va bene, troppo bene, infatti non ho tempo libero. Ma abbiamo 64 collaboratori in tutta Italia che intervistano, recensioni, presentazioni, eccetera, eccetera. E di tempo poi me ne è rimasto veramente poco, cioè 24 ore io le brucio tra Udu Records e musicalnews.com, con la felicità di mia moglie, che non mi vede mai. Ma mi sembra che tu non sei di Roma.
No, io sono nato e residente a Firenze di origini lucane, di cui sono molto orgoglioso. E come mai sei a Roma? Sono a Roma perché alle tue spalle c'è una location bella, veramente bella e originale, che sono le Officine Farneto, dove stiamo registrando il videoclip della mia prossima produzione che esce come Udu. Lo vedi? Lo vedi? Tu mi hai colto. E sono i Litio, che è un gruppo toscano di alternative rock, quasi new metal, che cantano in italiano, cosa che non si fa da tantissimo tempo, quel genere musicale. E quindi stiamo registrando una bella troupe, buoni caffè tra le altre cose, le ventole, sì, che sono più che soddisfatto. Si chiamano Litio, come il litio, col TH, con la zeppa. E il motto di questo disco sarà Io no, è un canto di protesta che fanno i Litio sulle cose che non capiscono, ai quali non si adeguano, leggende metropolitane, insomma, loro gridano questo io no, si chiamano Litio. Allora adesso li andiamo a disturbare. Chi? I Litio? Ma chi te lo fa fa? Ma va, Davide, ma lascia. Scusa, Perché?